Una domenica storica per l'Arezzo e i suoi tifosi, 53 anni dopo il gol di Flabourea, gli Amaranto tornano ad espugnare Siena proprio nel derby numero 53, un numero che il popolo amaranto ricorderà a lungo. L'accoglienza che ha saputo regalare alla squadra al rientro del pullman ci riporta ai momenti più festosi della storia dell'Arezzo, un derby atteso e sentito che gli Amaranto hanno vinto sul campo e sugli spalti. Non solo i tre punti che segnano l'ennesimo solco tra le prime quattro e il resto della classifica, ma anche la conferma di una maturità acquisita che potrebbe regalare altre gioie e nuovi obiettivi. Beh, c'erano tutte le componenti perché potesse essere una partita vibrante, una partita, un derby sentito così come è stato. Ci sono state situazioni dove si è vissuto intensamente il prepartita, si è vissuto intensamente la parte finale, l'abbraccio dei nostri 700 tifosi alla squadra è stato veramente bello, ma non è stato il classico abbraccio di fine partita, c'era un trasporto emotivo diverso rispetto alle altre gare, era diverso quello dei ragazzi in campo, ma era diverso anche quello dei nostri tifosi, questo è chiaro che si sia avvertito, l'hanno avvertito tutti e ci deve dare lo stimolo, ci deve dare la consapevolezza che quando mettiamo in campo tutto, mettiamo in campo cattiveria agonistica, mettiamo corsa, capacità di soffrire al di là delle giocate, questo viene apprezzato dai nostri tifosi, ma soprattutto poi ti porta anche quasi sempre a fare risultati importanti. Quindi vediamo di fare in modo che questo sia un punto di partenza nella consapevolezza che c'è ancora tanto da migliorare, perché il campionato è difficile, ci sono tante squadre che questo mercato di gennaio si sono rinforzate, si sono attrezzate e sarà una lunga corsa da qui a maggio e poi vedremo quel che sarà.